Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a parlare di un dispositivo che, aspettate, mutate la vostra signorina, mi raccomando. Mettete il muto sul dispositivo, perché sennò esatto. Se noi diciamo quella parola, poi vi parte in continuazione. Esatto, e poi ci smadonnate qui sotto, ecco. Vi arrabbiate qua ecco. Alquanto. E avete anche ragione, dai, sì. Quindi, mutate, mi raccomando. Comunque, oggi dobbiamo ringraziare la GGMM che ci ha inviato questo prodotto da testare e da recensirvi. È una batteria portatile per il nostro Echo Dot. Andremo a fare l'unboxing insieme, a vedere le caratteristiche, le funzionalità e perché comprarlo. Certo, vi spiegheremo il perché comprare una batteria da mettere sotto il vostro Echo Dot. Vi ricordiamo ragazzi di iscrivervi al canale naturalmente, di attivare la campanellina così verrete informati dei prossimi video in uscita, di lasciare un bel mi piace al video, mi raccomando. E volevamo sapere da voi anche se eravate interessati a vedere video un po' diversi dalla domotica, anche che ne so, tornare anche un po' alle origini del canale, vecchie vecchie origini di questo canale, quindi video su droni, su filmati fatti con droni, ambientazioni particolari. Vi potrebbe interessare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. O se magari avete anche altri prodotti di elettronica, perché comunque il canale nasce con l'idea sì della domotica, ma vorremmo ampliare un po' la cerchia anche ad altri prodotti di elettronica. Quindi fatecelo sapere qui sotto nei commenti, come diceva Marco, e vedremo un attimino di organizzarci. Esatto, nel limite delle possibilità cercheremo certo. Di accontentare. Ora iniziamo! Ma prima di questo lanciamo la nostra sigla! Partiamo con l'unboxing. Allora, la confezione è molto leggera, già questo mi fa pensare bene sul fatto di poterlo collegare al nostro Echo Dot e non avere troppo peso aggiuntivo al nostro prodotto principale. Ma andiamo a vedere nella confezione che cosa c'è. Allora, devo dire che già il design della scatola mi piace, ricorda molto le confezioni di Amazon. Vediamo un po', la scatola non ci serve, la togliamo. Allora, partiamo dal cartaceo. Vi danno un ringraziamento per l'acquisto, vi dicono comunque di andare a controllare anche su Amazon, a fare una recensione, perché comunque è un'azienda che sta crescendo e quindi per loro è molto importante avere la vostra opinione. Infatti noi vi chiediamo di andare, se lo volete acquistare, sotto nelle descrizioni, metteremo il link per poter acquistare il prodotto e se è cosa gradita dall'azienda, se lasciate anche una vostra recensione dopo l'utilizzo di questo prodotto. Dopo il thank you c'è un manuale, ragazzi, cioè la serietà, italiano, apro la paginetta, mi trovo questo che non so cosa sia, aramaico, giapponese, cinese antico e poi spagnolo e in mezzo italiano, quindi ci sono tutti i bei disegnini, tutte le varie istruzioni, vabbè, ma andiamo a togliere la plastichina dal prodotto e vediamo un po' com'è all'interno. Carino, toccandolo nella parte sottostante. Allora, intanto il materiale sembra solido al tatto, di ottima qualità, una plastica veramente buona. Nella parte posteriore troviamo il cavetto, dove il buco dove andrà inserita l'alimentazione che andrete a staccare dal vostro Echo Dot, la inserite direttamente qui dentro ed effettuerete la ricarica. Questo è il gancio per poter tenere fermo il vostro prodotto. Nella parte anteriore trovate il tasto che vi consente di accenderlo e spegnerlo e in più di poter vedere anche lo stato di carica della batteria. Adesso lo teniamo premuto, dovrebbe accendersi dopo circa un paio di secondi. Eccolo qui. E qui mostra, è appena arrivato, ci mostra che ci sono già 4 tacche. Ma ora procediamo al montaggio. Ho preso il mio Echo Dot, l'ho staccato dall'alimentazione. Ora, se avete fatto caso, nella parte sottostante ci sono 2 spuntoni. Questi andranno inseriti direttamente in quello che è il cavo AUX, l'ingresso AUX e quello dell'alimentazione. Quindi lo facciamo scivolare nella parte sottostante. Ok, una volta inserito, come potete vedere, si accende da solo. Adesso sta facendo la ricerca. Ci metterà un attimino, il tempo che si connetta al wifi e dopodiché sarà pronto. Il prodotto si è connesso. Facciamo qualche prova muovendolo.
è saldo sulla sua base, non si muove, non ha nessun tipo di movimento, grazie anche al fatto che hanno fatto una base in plastica, in gomma, con i piedini in gomma dell'Eco Dot riesce tranquillamente a mantenere stabile il prodotto. E adesso facciamo una prova. Alexa, riproduci i suoni della natura. Suoni della natura, temporale di per dormire di Traxiab, da Amazon Music. Quindi, come potete vedere, il prodotto, una volta collegato, fa tutto da solo. È per quello che noi abbiamo buttato il manuale di istruzioni. Perché comunque, una volta inserito, si collega direttamente. Una volta che ha fatto la connessione con il Wi-Fi, si alimenta direttamente, grazie al pistoncino che vedevate prima, e utilizzate la batteria che è qui sotto. Bene ragazzi, dopo aver visto l'installazione, tra virgolette, semplicissima, cioè hanno veramente ideato un'installazione veramente a prova di... Fantastica, veramente, ci vogliono 3 secondi netti ed è fatta. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questo prodotto. Ha una batteria ioni di litio da 5200 mAh, quindi importante, che ci consente un utilizzo dalle 6 alle 8 ore. Diciamo 8 ore utilizzando un volume al 50%. Che comunque è già un buon volume se per caso lo avete lì vicino a voi. La base è disponibile naturalmente nelle 2 colorazioni con le quali vi viene fornito il Dot, l'Eco Dot. Quindi è disponibile in nero, come in questo caso, oppure in bianco. Poi vi metterò un'immagine della versione bianca. Per poterlo ricaricare, come vi dicevo, vi basterà staccare l'alimentazione dell'Eco Dot, che è perfettamente compatibile con questo foro nel quale andrete a inserire appunto l'alimentazione, e nel giro di più o meno 5 ore, tra le 4 e le 5 ore, avrete la carica piena della vostra batteria. Questo vi consentirà di poter portare in giro per altre 8 ore il vostro prodotto in giro per casa, piuttosto che in giardino, in bagno o dove volete. Visto il design di questo prodotto, non viene ostruita la possibilità al suono di espandersi a 360 gradi, come potete vedere. Inoltre, come già detto prima da Miki, qui trovate i LED che vi daranno l'indicazione dello stato di ricarica della batteria. Sempre come già detto, ma lo rimarchiamo, tenendo premuto circa 2 secondi, il dispositivo si spegne e si accende. Diciamo che poi la possibilità di poter avere libero il Dot intorno, a differenza di altri concorrenti che fanno batterie per il vostro Eco Dot, questi hanno avuto la brillante idea di lasciare libera la parte nella zona delle casse. Invece altri hanno fatto proprio un vano nel quale si inserisce. Questo potrebbe rendere più difficoltoso il propagarsi del suono. Questo vuol dire che dovete aumentare il volume, e questo di conseguenza vuol dire che quell'altro modello consumerà molto di più. Bravissimo. Mentre invece voi, con questo, avete la possibilità di godere appieno del suono e non sprecare batteria. Il prodotto, così come l'avete visto nella confezione, viene venduto su Amazon, e se andate a vedere un prodotto evidenziato da Amazon, ad un prezzo di €32,99. Quindi per il prezzo che ha e le caratteristiche che ha è molto vantaggioso. Poi rimanete incollati al video, perché alla fine la GGMM ci ha fatto un regalo per voi. Chiunque arriverà fino alla fine del video avrà un regalo, i primi 20 lo scoprirà. Sembra di fare la televendita di Mastrotti. No, però stavolta è vero, perché... non stiamo scherzando. Cioè, veramente, la GGMM ci ha dato qualcosa per voi. I primi 20 che acquisteranno questo prodotto regalerà delle... No, sto scherzando. Alla fine del video. Alla fine del video, dai. Esteticamente, almeno, a me personalmente piace parecchio. Sembra che lo integra proprio. Sì, in realtà, sembra proprio... Lo completa. Sembra che sia nato proprio così. Che sia quell'accessorio che gli mancava. Almeno, questa è la sensazione che ci trasmette. E poi, ripeto, le plastiche sono veramente delle plastiche ottime. Al tatto sono molto gradevoli da toccare. Quindi non sono quel tipo di plastica che quando lo tocchi dici, oh santo cielo, adesso si spacca. E poi, sempre grazie al fatto che hanno studiato esattamente il design dell'Eco Dot, hanno fatto un tipo di attacco, un aggancio, che fa sì che il nostro Eco Dot sia ancorato saldamente alla sua base. Quindi, una volta inserito, lo potete muovere come volete, ma questo non si stacca. Potete shakerare, fare un cocktail, piuttosto che... Quello che volete. E rimarrà sempre lì. Cioè, metti che vuoi andare in giro per casa... Shakerare l'Eco Dot. Vengono gli amici, cosa fai? Prima cosa, appena entrano. Voglio vedere chi è che in giro shakerà l'Eco Dot. Nessuno. Esatto. Voi lo potrete fare.
Bene, ora, dopo aver visto tutte le caratteristiche possibili e immaginabili, vediamo un po', perché comprarlo? Perché lo devo comprare? Ma adesso ve lo spieghiamo noi perché comprarlo. Uno dei motivi per i quali bisogna acquistare questo prodotto è semplicemente che se io ho il mio prodotto EcoDot montato alla presa di alimentazione in sala e vado in bagno, nel frattempo mi stavo ascoltando la musica, probabilmente il bagno è talmente distante che non sento la musica. Quindi cosa faccio? Torno in sala, scollego, vado di là, ricollego, aspetto che si riconnetta direttamente al wifi, insomma mi sta venendo l'arsura solo a doverlo dire. Esatto. E invece no, voi collegate questo, ce l'avete lì in sala, state ascoltando una canzone, lo sollevate, ve lo portate appresso, andate a farvi la doccia, la barba, il bidet, Gian Burrasca e tutto il resto, e continuate a comandare non solo ad ascoltare la musica, ma anche a comandare tutti i dispositivi di domotica che avete in casa. Ma volete un esempio pratico? Facciamo partire il video. Eccolo. Ecco il promemoria. Appuntamento di lavoro. Porca miseria, è vero! Mi devo... Non ho l'orologio. Ecco il promemoria. È giunto il momento di prepararmi. Mi ero dimenticato. Ma sì, vado a farmi la barba e continuo a rilassarmi. Altro che barba, adesso... no ragazzi, adesso va bene la barba, ma prima devo fare un pre-barba. Beh, adesso basta. Allora, diciamo che siete entrati molto nella nostra sfera privata. Anche troppo, porca puzza. Mi stavo lavando le mani e... Anche pettinando. Mi stavo anche pettinando, sì. Contro vento, però. Scherzi a parte, ragazzi, era... uno schiaccettino un po' stupido per farvi capire quanto sia comodo acquistare la batteria per il vostro EcoDot in modo tale da concedervi il lusso di potervi portare la domotica sempre con voi. Troverete a breve qui sotto nei commenti i codici sconto sull'acquisto del dispositivo. Non per tutti, solo i primi 20. Metteremo un post sia qui su YouTube che magari anche Facebook, lì. Instagram, esatto. Dove ci sarà scritto arrivati i codici sconto, quindi poi troverete sotto il video intanto il codice per poter acquistare questo e poi troverete anche il codice sconto da poter utilizzare per questo prodotto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando continuate a seguirci e rimanete connessi. Alla ciao, prossima! Ragazzi. Ciao!